Basta bufale, si tratta del tema della conferenza promossa dall'Uni3, l'Università delle Tre Tase, sede di Gela, presieduta da Angela Scaglione, svoltasi ieri al Liceo Classico Eschilo. Si è parlato, dinanzi ad un pubblico attento, di truffe e fake news al tempo di Internet. Ha moderato i lavori la giornalista Fabiola Polara, ha relazionato l'avvocato Giuseppe D'Alessandro. Come un soggetto che è alle prime armi con la tecnologia, con i social network, può realmente difendersi? Una notizia falsa clamorosa è compresa da tutti. Il problema è quando la notizia falsa è così subdola da apparire vera. Più la gente ha fame di notizie, di news, più aumentano le fake news. E allora fino a quando si rimane nell'ambito della burla, dello scherzo o di una notizia tutto sommato che non provoca dei danni, può andare. Il problema è quando invece queste notizie costituiscono il motore, costituiscono il mezzo con cui compiere delle truffe. E se voi vedete striscia la notizia, vi renderete conto di quanta gente cade in questi tranelli. Quindi l'iniziativa dell'Unità di Gela è un'iniziativa alla quale bisogna applaudire, perché veramente la gente ha fame di conoscere e soprattutto di avere mezzi, strumenti in mano, armi per potersi difendere da questa nuova epidemia che è quella costituita prima dalle fake news e poi da quelle più pericolose che sono le truffe. Ennesimo incontro formativo organizzato dall'Uni3 Gela, una realtà sempre molto vivace e molto attiva che coinvolge giovani e meno giovani. Sì, stasera mi sembrava doveroso comunque organizzare una conferenza che avesse come tema le fake news, le false notizie, considerato che la nostra è un'associazione di promozione sociale, è un'associazione culturale che tra gli obiettivi ha anche quello di informare, formare, educare, e quindi un argomento del genere pensavo che dovesse essere affrontato da esperti per evitare che, considerato tra l'altro che i nostri iscritti utilizzano i social network, Facebook ed altro, ma anche lo stesso WhatsApp. E quindi dicevo, mi sembrava doveroso organizzare un convegno del genere perché almeno acquisissero degli strumenti, diciamo, per leggere criticamente la realtà e per così che, insomma, possano seguire con più cautela quelle che sono le notizie che circolano così facilmente sul web.